Oggi affrontiamo uno degli arcani maggiori principali, ossia la papessa o la sacerdotessa. Devo ammettere che mi piace molto questa rappresentazione di Wang nei tarocchi junghiani della papessa, perché ne dà una connotazione molto sensuale, cosa che per esempio non avviene in moltissimi altri mazzi. La papessa di solito viene rappresentata con un abbigliamento molto più modesto, molto più casto, se vogliamo. In realtà invece Wang ne sottolinea il mistero, il fascino di colei che sa, il suo essere totalmente femminile. Vedremo poi infatti che la sacerdotessa è fortemente legata alla luna e al segno del cancro. Molto intelligente inoltre la maschera che la papessa tiene davanti a sé, poiché lei conosce tutto. Lei sa tutto, lei vede tutto, lei riesce a scorgere la verità oltre il velo, oltre ogni maschera. La papessa crea ed è ella stessa un contatto diretto con l'inconscio, con i misteri profondi che vengono rivelati e svelati solo da chi come lei sa farlo. Nelle parole chiave che identifica Jung in riferimento alla papessa abbiamo proprio la sacerdotessa seduta. In molti mazzi la sacerdotessa è seduta, nei tarocchi junghiani appare in piedi come in moltissimi altri mazzi. Indossa un velo. Di solito abbiamo detto ha un abbigliamento piuttosto pesante. In realtà, nei tarocchi junghiani ha questo abito quasi etereo, lunare, leggero. Sulle sue ginocchia c'è un libro ed il libro è aperto. Non in tutti i mazzi la sacerdotessa ha davanti a sé, sulle sue ginocchia, un libro aperto. A volte, come ad esempio nei tarocchi junghiani, può essere chiuso, ma comunque la sacerdotessa viene sempre raffigurata con un libro che rappresenta la conoscenza. Sta in connessione con la luna, lo abbiamo detto. Un altro elemento quasi sempre presente in ogni mazzo è la luna. Abbiamo detto che la sacerdotessa ha questo legame importante con il segno del cancro. Sapienza occulta. Donna passiva ed eterna, passiva nel senso di ricettiva, nel senso di colei che riesce attraverso la sua saggezza, attraverso la sua profonda spiritualità, ad accogliere ogni verità, ogni forma di conoscenza. Questa invece è la rappresentazione della papessa nei tarocchi di Marsiglia, quelli che utilizzava prevalentemente Jodorowsky. L'aspetto è completamente differente. Notate subito che la papessa ha un aspetto molto più monacale. Il libro qui è aperto, la papessa è seduta e ha un aspetto sicuramente molto più severo, forse anche più rigido. Notate inoltre che accanto a lei c'è un uovo che è simbolo della gestazione, di tutto ciò che rappresenta la femminilità, l'essere femminile, quindi la nascita, la procreazione, ma se vogliamo anche in senso figurato la gestazione della riflessione, del pensiero, della maturità, della saggezza. La sacerdotessa viene rappresentata dal numero 2 tra gli arcani maggiori.
dal grado 2. Il grado 2 rappresenta a sua volta la ricettività, la passività, che si contrappone invece all'attività del 3. I numeri pari 2, 4, 6 vengono considerati numeri e gradi di stabilità, di equilibrio, di immobilità. Nei numeri e nei gradi pari la materia è ancora inerte, tende ad accumulare, nel caso della papessa, ad accumulare in maniera ricettiva e riflessiva conoscenza. Ma la stabilità e l'equilibrio dei numeri pari vengono turbati dai numeri dispari, dall'elemento in più. Ad esempio, il grado 2 viene condotto all'azione creatrice da quell'elemento in più che dà origine al numero 3. Quindi i numeri dispari, le carte, i tarocchi con numeri dispari, rappresentano l'impulso ad agire, l'impulso di creazione, una creazione appassionata, una creazione proattiva, che corre dei rischi, che disturba la stabilità e la solidità dei numeri pari. Pensate ad esempio alla differenza tra un 4 di bastoni e un 5 di bastoni. Il 4 di bastoni prevede una situazione di grande serenità, equilibrio familiare, stabilità quotidiana. Nel 5 questa stabilità viene turbata da un elemento in più che crea conflittualità. Difatti il 5 di bastoni poi rappresenta il conflitto, le liti, il disagio, la rivalità. Tornando dunque alla papessa, ella è una miniera di purificazione e di fiducia, una fonte di potenzialità. Così la definisce Jodorowsky e credo che sia una delle definizioni più belle date alla sacerdotessa, che è quasi una fonte magica di ogni trasformazione, di ogni fecondità. La papessa ci accompagna in un percorso gestazionale, evolutivo, che ci porta ad accumulare conoscenza, a migliorare la coscienza di noi stessi e di quello che ci circonda e quindi ad entrare in contatto diretto con la nostra anima, con l'anima che abita dentro ciascuno di noi. La papessa dunque non è un'azione pratica, non è l'azione pratica, ad esempio, del bagatto, del mago che vuole dominare la materia. La papessa si dedica all'ambiente che la circonda, ma con l'inconscio, la meditazione, la riflessione. Quindi la papessa ci permette di vivere al meglio sia la nostra vita materiale che il nostro spirito, partendo però non da una base attiva come ad esempio quella del bagatto, ma da una base riflessiva. La papessa, dunque, rappresenta solitamente, quando esce in una stesa, un periodo di silenzio, un periodo di non azione fisica o pratica, ma comunque un periodo importante in cui ci si guarda dentro, in cui magari si vuole stare soli con se stessi, ma non in maniera inconcludente, bensì per riflettere. La papessa rappresenta quasi sempre un percorso di maturazione interiore, che procede chiaramente con calma, con cautela,
Le tempistiche, difatti, della papessa sono piuttosto, diciamo, lunghine, vanno da poche settimane all'incirca a 3 mesi. È una carta decisamente più lenta rispetto, ad esempio, al bagatto, ma proprio perché non agisce con impulso creativo, bensì con un impulso riflessivo, che sia in grado poi di portare a dei risultati sperati. La papessa dunque rappresenta un periodo di silenzio, di discrezione, di poca espansività. Per esempio, notate la differenza con il Papa. Il Papa di solito è rappresentato con davanti a sé altre due persone, alle quali evidentemente sta elargendo la sua conoscenza, sta spiegando ai suoi discepoli la verità. La papessa invece è raffigurata sempre da sola, perché la sua conoscenza, quella che c'è dentro al libro, lei la trattiene dentro di sé, come un segreto. Difatti, molto spesso, quando esce la papessa in una stesa, può rappresentare proprio delle conoscenze nascoste, dei segreti celati, qualcosa che viene tenuto nascosto come una verità preziosa, che per essere scoperta serve la propria intuizione, il proprio intuito per poterla rilevare. Solitamente, ad esempio, la papessa in posizione negativa rappresenta dei cattivi segreti, qualcosa di non mantenuto, qualcosa di svelato, ma in maniera non corretta, un pettegolezzo, delle cattiverie, delle trame svelate. La papessa dunque, abbiamo detto che suggerisce isolamento, attesa, solitudine, ma non una solitudine infruttuosa, bensì proprio come l'uovo accanto a lei, una solitudine che permette la nascita di una nuova consapevolezza. Nei rapporti d'amore solitamente la papessa rappresenta sì una complicità, un capirsi anche senza parlare, un'intesa profonda, feconda, un grande affetto, ma non un rapporto sessualmente attivo. Non rappresenta la carnalità, non rappresenta i colpi di testa, non rappresenta l'impazienza. Non rappresenta tutti quei moti dell'anima che portano l'individuo a spingersi oltre, bensì è tutto il contrario. Di solito, inoltre, la papessa allude a un personaggio femminile, che è solitamente la moglie del consultante o la madre o addirittura la nonna, perché solitamente ha un'età avanzata, diciamo dai 40 ai 45 anni in su, ma molto spesso è la consultante, cioè è colei che sta facendo domanda ai tarocchi o colei sulla quale si sta facendo la domanda. Quindi il soggetto, la protagonista della vicenda. Solitamente non ha un carattere molto espansivo, spesso viene vista anche come una donna vergine, come una donna un po' rigida, una donna dogmatica, a volte anche un po' fredda, una donna che non usa il proprio corpo, ad esempio, per ammaliare, poiché ha un'idea di moralità ed un ideale religioso molto forte, ma comunque è una donna che sa essere anche dolce. Non dimentichiamo il lato decisamente femminile della papessa. Quindi
Quindi diciamo che obiettivamente solo nel momento in cui è vista in accezione fortemente negativa, la papessa assume quelle connotazioni di donna frigida, di donna vendicativa, di donna estremamente fredda, priva di scrupoli, ossessiva. Ma in realtà è comunque in accezione positiva, è tutt'altro. Può essere una donna dolce, può essere una guida, addirittura una terapeuta, ovviamente di qualunque età. Per quanto riguarda l'amore, abbiamo detto, è una donna che è disposta a formare un rapporto di coppia che però sia basato innanzitutto sulla comunione di anime. La papessa cerca qualcuno che le sia somigliante, che le sia fedele. La papessa non ama i litigi, non ama gli scontri. La papessa sembra rifuggire ogni discorso su sentimenti, desideri, passioni, carnalità. Lei non se ne lascia afferrare o imprigionare, non si lascia distogliere dalla sua ricerca della verità. E su questo sa diventare veramente inflessibile. Guardate ad esempio i colori presenti in questa carta. Il rosso, che sappiamo rappresentare il regno animale, l'attività carnale, tutto ciò che c'è di più umano, le energie più basse, fanno parte queste tonalità del suo abito, anzi del suo mantello addirittura. E su di esso è appoggiato il libro che è rappresentato, in questo caso aperto, sulle sue ginocchia ed è di color rosa carne, che rappresenta la vita, i piaceri carnali, l'umanità, il materialismo. Ma che cosa va quasi a troneggiare su tutto questo? Che cosa avvolge tutto questo? Quasi andando a calmierare la potenza dei significati insiti nel colore rosso e nel colore rosa carne. Quel drappo che notate essere di azzurro, che è in alto rispetto all'intero tarocco, e che è all'altezza del capo della papessa. L'azzurro sappiamo che rappresenta la ricettività, le sfere celesti, tutto ciò che è puro. Quindi è come se nella figura della papessa ci fosse questo velo, come diceva Jung. Questo velo di purezza che riesce a tenere a bada, a sovrastare tutto ciò che è la carne. Lo spirito vince e sottomette la carne. Naturalmente notate che la papessa indossa un copricapo giallo, prevalentemente giallo, dove il giallo rappresenta la coscienza, l'intelligenza ricettiva, l'intelligenza attiva, la lucidità. La papessa dunque è una donna saggia, calma, capace di dominare gli impulsi. È una donna paziente e tollerante, capace di aiutare il prossimo, ma soprattutto se stessa, nel barcamenarsi in quelle che sono le esperienze più incomprensibili della vita umana.
che grazie alla sua saggezza riesce a far diventare tremendamente comprensibili. Queste sono dunque le parole chiave che ha identificato Jodorowsky in riferimento alla papessa. Beh, fede chiaramente, conoscenza, pazienza, lo abbiamo appena detto, santuario, fedeltà, purezza, solitudine, silenzio, severità, matriarcato, rigore, gestazione, verginità, freddo e rassegnazione. Altre interpretazioni di questa carta sono l'accumulo, lo abbiamo già ripetuto anche prima, preparazione più che altro mentale, lo studio, verginità, stesura di un libro, contabilità, attesa, paziente, attesa, costanza, ritiro nel senso di solitudine, donna fredda, perdono, attrice che studia la sua parte, monaca, madre severa, ostinazione, peso della religione, diciamo eccessivo bigottismo, nella accezione ovviamente più negativa, isolamento, frigidità, persona di elevata morale. Educazione molto rigida, di solito appunto data da una madre, da una figura femminile molto importante nella propria famiglia. Gestazione, bisogno di calore, ideale di purezza, solitudine, silenzio, meditazione, saggezza al femminile, figura carismatica femminile, abbiamo detto una guida, addirittura una terapeuta. La Madonna. Assolutamente sì, la Vergine, lettura di testi sacri, legato ovviamente alla presenza iconografica del libro, che viene sempre raffigurato in mano alla papessa. Eccoci qui al nostro solito excursus per quanto riguarda l'arcano di cui ci occupiamo di giorno in giorno, in questo caso la papessa, nei mazzi più moderni e un po' più conosciuti. Partiamo immediatamente con i tarocchi dell'opposizione. Notate che nella accezione positiva ha in mano non il solito libro, bensì addirittura la Torah. La Torah è la legge, è il libro per eccellenza della tradizione ebraica. Secondo questa tradizione, sarebbe addirittura stata scritta da Mosè in persona. È la dottrina che viene impartita dai genitori ai figli, dai saggi agli stolti, dai sacerdoti al popolo, da Dio a tutti gli uomini. Sono tutti gli insegnamenti, le prescrizioni che chiunque voglia vivere correttamente, onestamente, chiunque voglia vivere una vita degna di essere vissuta debba seguire. Notate che nell'accezione negativa non ha in mano nulla. Quindi la papessa o non è riuscita nel suo intento riflessivo, oppure il segreto che veniva custodito ormai è stato divulgato. Oppure non ha insegnamenti da impartire. Vedete anche l'abbigliamento com'è differente. Questo è un abbigliamento decisamente più candido, più casto, con le gambe coperte, in segno di pudore. In questo caso, nell'accezione negativa, cambia completamente il look dato alla papessa. L'abito è molto più corto, le gambe sono scoperte, ha un atteggiamento molto più seduttivo, quindi la purezza dell'accezione positiva viene
persa. Guardate anche, per esempio, l'uovo. Qui compare l'uovo, questo uovo bianco che rappresenta proprio la gestazione. Guardate invece, nell'accezione negativa, l'uovo c'è, ma non è bianco, lo tiene in mano e quasi lo lascia cadere, come se ormai non ci fosse più nulla da far crescere, come se ormai ci fosse una totale aridità di animo, di pensiero e anche evidentemente nel comportamento che riflette poi l'interiorità. Guardate nei tarocchi della luce come viene intelligentemente, secondo me, ripreso uno dei significati cardine della papessa. Lei ha gli occhi chiusi, però in realtà si scorgono dietro le palpebre. Che cosa significa? Che la papessa vede tutto. Vede anche se pare distratta con gli occhi chiusi, pensare ad altro. La papessa è una donna che vede oltre, come dicevamo per Jung, oltre ogni maschera, vede oltre ogni velo, perché entra nel profondo. Di nuovo vedete la luna. E guardate l'uovo con all'interno la croce. Tutti i simboli che vengono identicamente ripresi. Questo velo, questa luce che parte proprio dal centro della sua fronte, il suo pensiero, che riesce a illuminare tutto ciò che c'è attorno a sé, perché la conoscenza illumina tutto. Guardate nei viceversa tarot, rappresentazione direi piuttosto simile ai tarocchi dell'opposizione, ma anche ai tarocchi di Marsiglia. La papessa è seduta, ha in mano un libro. Il libro è aperto, lo sta indicando. Guardate questo abbigliamento candido, bianco. Notate poi che nel retro la papessa è nuovamente, ovviamente, seduta, che guarda verso un orizzonte, che è un orizzonte abbastanza sereno, ma la papessa sta riflettendo proprio per cercare di fugare ogni dubbio, quindi di eliminare anche quelle nubi, quelle nuvole che possono infastidire e creare disagio nell'ambito di una vita retta. Notate che, come nei tarocchi di Marsiglia, i colori contrapposti sono il rosso e l'azzurro. La papessa, dentro di sé, ha le chiavi per poter risolvere questa dicotomia tra tutto ciò che è prettamente fuoco, terreno, carnalità, impulsi, e invece tutto ciò che è etereo, spirituale, immateriale, celeste, divino. La papessa, con la sua saggezza, riesce a riunire gli opposti, come dicevo prima, calmierando con la sua grande coscienza, quelli che sono gli istinti
umani più forti, più biechi, più bassi. Ma vedete che anche qui ritorna la dicotomia cromatica tra le forze più basse e le forze invece più alte, superiori, celesti. Negli African American Tarot, guardate la papessa, come è rappresentata. Come una donna che comunque non rinuncia alla propria bellezza, al proprio sfarzo, ma comunque lo fa con pudore, non è svestita. Guardate che cos'ha ai suoi piedi. Ha una lama spezzata. Abbiamo detto che la papessa non sopporta i litigi, non ama le discussioni, non ama i confronti forti, ama la pace, ama la calma, la saggezza. Quindi non ci sono lotte di fronte a lei, perché lei sa tutto. Lei, anche guardando una persona non proprio rivolta verso il suo viso, perché vedete che lei ha una visione più laterale, ma nonostante questo lei vede tutto. Guardate anche gli orecchini, entrambi ricordano sicuramente una mezzaluna. I Pagan Tarot, la papessa, di nuovo presenza della luna, ambientazione chiaramente notturna, e vedete questa donna che pare però non comunicare. È vero, è attorniata da persone che potrebbero apparire essere suoi discepoli, persone a cui poter spiegare qualcosa, ma non va confusa questa cosa con la predisposizione del Papa di svelare le sue conoscenze, di rendere gli altri partecipi della sua saggezza. In questo caso lei non pare comunicare, e vedete che anche i personaggi non guardano lei, si guardano fra di loro. È come se fossero tutti permeati da quest'aura di purezza e di saggezza che sovrasta le loro persone, che ha le sembianze della papessa, la verità che sovrasta tutto il resto. E infine Gay Tarot, dove ovviamente ha una rappresentazione di tipo maschile e viene identificato con il termine l'intuitivo, sottolineando chiaramente il ruolo di grande conoscitore dell'inconscio e di colui, in questo caso, che entra nella profondità dell'animo di ciascuno di noi, scoprendone i segreti più reconditi. E lo fa, come abbiamo detto per la papessa, attraverso l'inconscio, attraverso il suo stesso intuito, che gli permette di arrivare ad ogni verità. Vedete che ha gli occhi chiusi, esattamente come nella papessa di questo mazzo di tarocchi. Ha gli occhi chiusi perché a loro non serve guardare, a loro non serve entrare in contatto con la realtà empirica. Quello che devono sapere e scoprire già lo sanno, e lo fanno attraverso il loro intuito, attraverso il loro sesto senso. Di nuovo, ambientazione ovviamente notturna, come un po' in tutte, e chiaramente il riferimento alla luna non poteva mancare.